Ciao ragazzi, allora faccio questo vlog molto velocemente perché voglio dirvi la mia a caldo sulla conferenza stampa che si è tenuta poco fa a Milanello con Gattuso e Mirabelli. Premetto che sono entrato in live tipo 3-4 minuti dopo l'inizio per appunto ascoltare, sperando insomma di vedere un clima un po' diverso, un po' più di entusiasmo, visto che siamo alle porte della nuova stagione, anzi è già iniziato ufficialmente la nuova stagione con i primi allenamenti per il Milan. Però la prima cosa che mi è venuta da pensare è: ma chi è morto? Perché sono tutti così? Cioè, perché c'era un silenzio, c'era una tensione che si tagliava con un coltello. Ed è stato, diciamo, non bellissimo per chi come me, magari, è ovvio che non è che mi aspettassi chissà che, considerando anche il momento societario, però c'è da dire che non pensavo che anche i vari Gattuso, i vari Mirabelli fossero, diciamo, così depressi tanto quanto noi tifosi. E la cosa che mi ha, come dire, inquietato un po' di più, mi ha stranito di più, è stato vedere Gattuso per tutto il tempo con la testa bassa. È una cosa che ho notato e che in tanti hanno notato, infatti lo hanno anche scritto nei commenti sotto la live. Era un Gattuso un po' meno determinato, o meglio, era molto determinato sicuramente con le parole, però insomma, quelli più, come dire, studiati di me dicono che oltre al linguaggio, salutiamo Valentino Rossi, oltre al linguaggio verbale c'è anche il linguaggio del corpo, che spesso parla più cioè esprime meglio alcuni concetti. Ogni tanto prendo un po' di tempo perché passano delle persone, mi sento un pirla a parlare in questo modo. Dicevo che spesso il linguaggio del corpo dice la verità rispetto a ciò che si dice a parole. E devo dire che, nonostante Gattuso con le parole sia stato il solito, come dire, il solito comandante, quello che tiene sempre alta l'attenzione, ho visto un Gattuso molto molto provato, lui stesso l'ha ammesso, da questa situazione di incertezza che sicuramente non fa bene allo spogliatoio. In generale vi posso dire che si è parlato di mercato poco e niente, perché comunque poi il problema è sempre quello, che siamo decisamente bloccati per quanto riguarda il mercato, perché dobbiamo aspettare la sentenza ufficiale del TAS di Losanna. Si è parlato di piano A, di piano B, ovviamente non si sono fatti i nomi nuovi, semplicemente si è parlato di giocatori che ci sono. Lui addirittura ha detto: Bacca, non è così scontato che vada via, voglio che venga a Milanello con la giusta convinzione di fare bene, valuterò anche lui. Sta cosa qua mi ha un po' lanciato nello sconforto, devo essere sincero. Ha parlato di Kalinic, secondo me ha escluso più che altro l'arrivo di Zaza, perché ha detto insomma: uno come Zaza ce l'abbiamo già, che è Cutrone. Sicuramente è meno esperto Cutrone rispetto a Zaza, però insomma con questa frase secondo me ha sancito definitivamente l'arrivo di Zaza, e fu così che il Milan presentò Zaza, no? Spero di no, perché a me neanche fa impazzire più di tanto, o meglio, non credo che sia l'attaccante di cui abbiamo bisogno in questo momento. E nulla ragazzi, cosa dire? È incredibile come nell'arco di un anno